Una Giulia Ghiretti che ha avuto parole confortanti dopo la prestazione in batteria, ha detto: bello essere in finale, ho capito che qualcosa di buono lo posso fare, per la medaglia sarà difficile. E questa consapevolezza comunque ci porta ancora, al di là di come andrà, a fare i complimenti a Giulia. In mezzo alla vasca Lu Dong, la cinese, corsia numero 4, spaventosamente al di sotto del limite del record del mondo, con Giulia Ghiretti che sta cercando di recuperare più spazio possibile. Seconda posizione per la spagnola Fernandez Infante, medaglia d'oro per la Cina con record del mondo, e poi Fernandez Infante e Cheng. E qua è ancora Cina, Spagna e Cina, con Lu Dong che va a timbrare il record del mondo S5, Marta Fernandez Infante con il secondo posto, migliore il suo record del mondo S4, e poi è sempre Cina sul podio. Andiamo a recuperare anche il tempo di Giulia Ghiretti, una Giulia che è stata bravissima a mio avviso nella seconda parte di gara, a discapito di una partenza in cui paga qualcosa alle avversarie, ha recuperato molto, salvo poi avere un cedimento nel finale. Si è trovata in quarta, quinta posizione, parte centrale di gara molto bella, e poi nel finale ha chiuso a 46 e 66. Il problema è che in 9 decimi ci sono 5 atlete, nel resto del pianeta ci sono le prime 3. È quello che ha detto Giulia stamattina: ci sono, faccio quello che posso. Ha sfiorato un piazzamento dal quarto al quinto, si è ritrovata al punto di partenza, sarà poi lei a raccontarci le sue sensazioni. A me è sembrato addirittura di cogliere una partenza, un'entrata in vasca, un tuffo di partenza un po' più brillante del solito, poi un calo nel finale. Non lo so se perché la prima parte di gara è andata un pochettino fuori giri, del resto è un 50, bisognava provarci, era inutile fare strategia. Arriveranno le sue distanze. Cina, che ancora una volta in queste prove nello sprint dimostra di essere sostanzialmente imbattibile, non è arrivata la tripletta come nella prova maschile perché non c'erano tre atlete, è arrivata una doppietta con un'altra medaglia d'oro e un'altra medaglia di bronzo. Giulia Ghiretti, allora intanto abbiamo subito una risposta: questo è per pochissimo non è il tuo personale. Sì, credo un secondo dal mio tempo, però sono contenta perché comunque ho migliorato da stamattina un 46, cioè sono contenta del tempo. Una gara però completamente diversa da quella che avete fatto a Rio, perché qui sì, è veramente una gara stratosferica. È una gara, sì, sono 3 secondi il bronzo più veloci di quelli che erano a Rio. E diciamo che sono cambiate le avversarie, è cambiato un po' il tipo, la tipologia anche di disabilità che c'è nella classe, quindi va benissimo così, cioè sono contenta di quello che ho fatto. E da Rio è cambiata Giulia Ghiretti? No, da Rio sono passati 5 anni, quindi comunque sì, è un percorso, però siamo qua e va benissimo. Siamo qua e te la devi godere anche fino in fondo questa Paralimpiade. Sì, cosa ti aspetta sì. Adesso? Adesso avrò il 100 rana, non domani, dopodomani, e un 50 dorso e il 200 misto l'ultimo giorno. Grazie Giulia. Grazie. A voi.